È notizia di oggi che la Boldrini ha riaperto il tavolo per modificare il regolamento della Camera. Ci siamo fatti trovare immediatamente pronti. Stamattina abbiamo depositato la nostra proposta. Sapete che cosa riguarda? Riguarda la volontà di risolvere uno dei cancri del nostro paese. Uno, la creazione, la moltiplicazione delle bandiere politiche. Quando siamo entrati in Parlamento c'erano 6 partiti. Sapete quanti gruppi parlamentari ci sono oggi? Ce ne sono 20. Sapete quanti cambi di casacca ci sono stati in questa legislatura? 189 deputati hanno cambiato casacca rispetto al partito votato dai cittadini, 133 senatori, un totale di 500 cambiamenti di casacca, perché ci sono dei parlamentari che sono dei fenomeni che hanno cambiato 2 o 3 volte partito e bandiera politica. Noi con questa proposta facciamo una cosa chiara: chi viene eletto in un partito entra automaticamente nel gruppo parlamentare corrispondente al partito che è stato eletto. Oggi c'è l'adesione volontaria, non ce n'è più di adesione, perché magari uno entra con quel partito e poi decide di andare da un'altra parte perché semplicemente gli conviene di più. Vietiamo le deroghe. Oggi per fare un gruppo parlamentare devi avere 20 membri, cioè devi aver preso un po' di voti. Ed è stata fatta più di una volta la deroga, basta deroghe. Facciamo un'altra cosa fondamentale: diciamo che chi cambia casacca non porta con sé i soldi pubblici gestiti dalla Camera, che gli servono servono al gruppo parlamentare per gli uffici, i computer, il personale e i soldoni, le dotazioni finanziarie. Vi faccio un esempio semplicissimo: un partito, il Partito Verde, prende il 20% e ha 100 parlamentari, 100 deputati, la Camera gli dà, spariamo per assurdo, 10 milioni di euro per gestire il partito. Se se ne vanno via in 20 e vanno a creare un altro gruppo parlamentare, il partito che rimane in 80 avrà decurtato il 20% dei soldoni, quindi la Camera e la Boldrini risparmiano un sacco di milioni di euro. E i 20 cambi casacche e volta gabbana non avranno mica più neanche un soldo. Questo è di per sé un deterrente sufficiente per limitare moltissimo il proliferare di quella vergogna antidemocratica del cambiamento di casacca. Vedrete che non ci sarà più nessuno che se ne va, perché quando non hai i soldi che ti seguono quando vai a formare un gruppo, un altro gruppo parlamentare, quindi gli uffici, il personale e milioni e milioni di euro, uno, non te ne vai; due, il partito di cui sei membro non ti lascia andare via. Questo, credetemi, che è una vera e propria rivoluzione. Sono poche righe, dateci una mano a diffonderle, facciamo un po' di pressione, solo così possiamo ottenere questo importante risultato.